Benvenuti e bentornati sul canale, ragazzi. Oggi, come vi avevo promesso su Instagram qualche giorno fa, forse qualche settimana fa, andiamo ad aprire un po' il pacco che mi è arrivato l'altro giorno che ho fatto vedere su Instagram. Infatti, qui dietro di me abbiamo un bel set di termocoperte Evo Dual Zone della Thermaltake, personalizzate, molto sexy, che tra poco vi farò vedere anche montate sull'Aprilia. E intanto, siccome ovviamente l'avrete capito che la porterò in pista, cosa facciamo? Altra modifica. Andiamo a togliere questo cupolino un po' bello, però non copre abbastanza per la pista, e lo sostituiremo con lui. Un bel cupolino sexy della Puig, che è un po' più alto e un po' fumé, adesso qua si vede un po' male. Però adesso andiamo a modificarlo, andiamo a fare un po' di svita e avvita, così si vedrà bene. Spero che le luci non siano malvagie perché è un pomeriggio, c'è un po' di sole qui nei box, ma vediamo un po' come viene. Ma ragazzi, soprattutto prima di iniziare a smontare con le brugoline, vi ricordo di iscrivervi al canale, supportatelo ragazzi, è gratis. Andate qui sotto, iscrivetevi, attivate la campanellina perché solo grazie al vostro supporto posso continuare a portarvi nuovi contenuti sempre più sexy e sempre più conturbevoli, ragazzi. E adesso bando alle ciance, andiamo a montare. Ok ragazzi, dopo aver svitato queste piccole brugoline con anche questa ranella di aiuto, adesso io l'appoggio, vedete, sono tutte qua brutte e lì le quattro viti. Qui dietro il cupolino originale dell'Aprilia ha anche questi gommini, non so come definirli, che adesso poi li stacchiamo, ma adesso, cosa molto più importante, cerchiamo di staccare il cupolino, adesso mi vedete anche riflesso, senza fare danni. Adesso tiro un po', tiro un po', tira, 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 tira. Ecco, sta venendo. Eccolo qua. Ma che bello. Adesso che l'abbiamo tolto, vi faccio vedere l'Aprilia senza cupolino, cosa molto molto sexy, e poi andiamo a vedere come montare l'altro. Allora ragazzi, ecco qua il cupolino, cioè il cupolino, quello che rimane senza cupolino, quindi si vede un po' di strumentazione, un po' di vari attacchi che non so cosa sia, così è più, molto più racing, brutto. E adesso le quattro viti e quelli che vedete qua, tutti questi gommini, li ho tolti dal vecchio cupolino, quello originale, e li ho messi sul nuovo cupolino. E adesso andiamo a montare il nuovo cupolino, sperando di non far danni. Adesso quindi vi appoggio, così vedete meglio in diretta, così vedete un po' quanto si monta un cupolino e quante madonne si tirano. Adesso ragazzi, montiamo il cupolino, poi sì, queste le togliamo ovviamente, però dopo, quando è attaccato così non facciamo danni. Queste graziose madonne sono perché qua dentro ci va un pezzettino che c'è qui dentro, e anche se io lo faccio vedere non si vede perché è tutto nero. Ok, continuiamo. Va, che bello, che bello, l'abbiamo incastrato perfettamente adesso. Ora, dopo averlo incastrato, so che magari non si vede bene e perfettamente tutto il mio lavoro, però adesso andiamo a prendere queste magiche brugole, sperando di non far danni, e attacchiamole, così il lavoro del cupolino è fatto. Ragazzi, devo ammettere che l'ultima vite mi ha fatto un po' tirare qualche santo, però quale vite non ti fa mai smadonnare? E quindi adesso, ragazzi, gustatevi un po' di clip sexy nel nuovo cupolino e delle termocoperte della Thermaltake. Ebbene sì ragazzi, adesso col cupolino montato e le termocoperte che riscaldano le magiche D212 della Dunlop, non ci resta che aspettare di andare in pista. E quindi ragazzi, io vi dico solo 17 maggio, 17 maggio, Misano. E come sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate delle magiche termocoperte e anche del piccolo cupolino, che secondo me è un ottimo progresso, un ottimo
step in più per la pista. E con questo ci vediamo ogni domenica alle 15 per un nuovo video. Iscrivetevi. Ciao.